del pulsare disordinato, di sentire in sentire, di VB. Se entrava in un luogo, la gente si accorgeva di lui e qualcosa cambiava. Jacques sapeva che lui mutava il magnetismo di quel luogo. Accadeva spesso nei salotti parigini. In quel tempo Parigi sembrava un miraggio. Attirava una popolazione che la campagna non riusciva a sostentare e respingeva quanti non riuscivano a integrarsi. Nello stesso tempo favoriva continui flussi di gente che, giunta in città, tornava in paese durante la stagione estiva. Era una mobilità effervescente che né il lavoro né l'alloggio riuscivano a stabilizzare. Parigi era al centro del pulsare disordinato della sua stessa vita, di una popolazione urbana indaffarata e preoccupata per l'evento che presentiva, che avrebbe poi chiamato rivoluzione, ma che non sapeva ancora decifrare. La città era pervasa da una verbosità incontenibile e volgare. Jacques Renaudot era tutto questo ed anche di più. Frequentava club, caffè e salotti, centri di una società nuova, dove gli spiriti avanzati si incontravano, si informavano e parlavano al di fuori dell'universo privato. Costituivano uno spirito pubblico in un ambiente semi-privato. A casa della marchesa Tutille, Jacques sedeva a un tavolo posto per la circostanza nell'anticamera. La marchesa riceveva senza convenevoli. Un certo disordine, la libertà degli atteggiamenti e dei gesti, gli ospiti che entravano senza che nessuno si scomodasse. In quel centro di pensiero tutto indicava una comunanza tra persone che nutrivano la stessa ansia del nuovo. Jacques non parlava quasi mai di politica, preferiva la musica e i suoi studi esoterici. Commento. I luoghi si impregnano del magnetismo di chi li frequenta. Se sono frequentati da molte persone, il magnetismo è invariabilmente di bassa frequenza.